Pace e bene a tutti e ben ritrovati, sono Suor Diletta, sono una serva del Cuore Immacolato di Maria e vi parlo della nostra comunità toscana che è a Pancole, a San Gimignano, presso il Santuario Maria Santissima, Madre della Divina Provvidenza. La liturgia oggi propone il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 35-40. In quel tempo disse Gesù alla folla: «Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame». E chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Questo Vangelo di Giovanni è denso di contenuti, ma oggi proviamo a fermarci insieme su due verbi presenti nel testo e che ricorrono più volte: vedere e credere. Verrebbe naturale, quasi logico, pensare che occorre vedere sensibilmente per poter credere, quasi a dire vedere per credere, ed elevarlo al motto con cui la chiave della ragione apre la porta della fede, per così dire. In realtà, però, Gesù smonta quasi subito questa convinzione matematica, logico-matematica, perché dirà alla folla, lo abbiamo appena sentito: «Vi ho detto però che voi mi avete visto, eppure non credete». Quindi non è poi così scontato che se vedo, credo. Infatti, gli apostoli stessi avevano assistito a tanti miracoli, eppure sotto la croce era presente soltanto Giovanni. E anche dopo la risurrezione, Gesù assume sembianze diverse e non viene subito riconosciuto. Verrà scambiato per il custode del giardino, verrà scambiato per un forestiero, per cui gli stessi evangelisti diranno: non si erano accorti che era Gesù. Lo scriveranno nei Vangeli. Ma allora, perché Gesù dirà alla folla poi, poco dopo: «Questa è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come faccio io a vedere chi si sottrae alla mia vista, e quindi poi credere?» I discepoli in realtà crederanno non quando lo vedranno sensibilmente. Gesù infatti si sottrarrà alla loro vista dopo la risurrezione o quando vedranno miracoli, ma crederanno quando la loro carne, il loro intimo, avrà un riscontro diretto, un'esperienza, qualcosa di concreto che in loro richiami immediatamente quel miracolo, quella presenza nella loro vita. È per questo che, pur non vedendolo, la Maddalena lo riconoscerà sentendosi chiamare per nome. I discepoli di Emmaus lo riconosceranno nella frazione del pane. C'è chi lo riconoscerà nel vedere quelle piaghe che richiameranno la sofferenza sulla croce. In realtà, Gesù viene riconosciuto grazie alla memoria dell'esperienza fatta con lui, perché quel suono della voce, quel nome pronunciato, quel gesto compiuto ha incontrato la memoria del singolo, che richiama l'esperienza che il singolo ha fatto di Cristo in vita. È per questo che si parla di vedere per credere, è questo che si intende per vedere, è il punto d'incontro di Gesù nascosto in chi abbiamo accanto, nelle situazioni che viviamo, nelle circostanze che troviamo ad affrontare quotidianamente, che toccano esattamente un punto della memoria che richiama l'esperienza che abbiamo avuto di Cristo. Quindi, anziché chiederci perché Gesù non si fa vedere da me, dovremmo chiederci piuttosto: so riconoscere Gesù nella mia vita? E come lo riconosco? Lo riconosco facendo esperienza di Lui, accostandomi alla parola di Dio che appunto mi parla di colui che andrò a incontrare sensibilmente nell'Eucaristia. E più lo conosco, più lo riconosco. È un po' come riconoscere il rumore dei passi di chi conosciamo, riconoscerne il profumo, riconoscere le impronte, qualcosa che immediatamente ci fa riconoscere il passaggio, la presenza appunto di chi conosciamo, di chi abbiamo a cuore, perché ne abbiamo fatto esperienza. E con Gesù è un po' la stessa cosa. Dovremmo quindi chiederci: so riconoscere le sue orme, so riconoscere la sua impronta nella mia vita, so vedere Gesù nascosto in chi ho accanto, nelle situazioni che vivo. So vedere quindi per credere.
Nel rispondere a questa domanda, chiediamo oggi l'aiuto alla Vergine Maria, sia lei a illuminare gli occhi del nostro cuore, perché sappiano riconoscere e riconoscere Gesù risorto davvero nella nostra vita, in chi abbiamo accanto, nelle cose che facciamo, perché nel vedere possiamo davvero credere in colui che ha promesso di non perdere nessuno che gli sia stato affidato. Lo dice nella liturgia di oggi, il Vangelo di Giovanni che viene proposto quest'oggi, e di risuscitarlo a vita eterna. E Gesù le promesse le mantiene. Pace e bene a tutti, io resto con te. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.